Ben ritrovate care amiche e care donne, questa è la prima edizione del TG Cantiere delle Donne e vi do il benvenuto anche a nome di Michela Faggiani, di Laura Eduati, di Antonella Benanzato e di Alessia da Canal. Vi anticipo subito che questo non sarà un TG solo informativo, avrà una cadenza probabilmente settimanale, ma sarà un TG curioso, vivace, creativo e per nulla scontato. Dunque ogni contributo, ogni forma di partecipazione che voi ci manderete sarà accolta con grande piacere e interesse. Ricordatevi che siamo tutte reporter, siete tutte reporter e dunque aspettiamo i vostri video amatoriali, le vostre ricette, i vostri video con gli animaletti, e gli scampoli di vita quotidiana, il vostro lavoro fatto da casa, nei vostri studi e tutto quello che stiamo vivendo in questo momento per sentirci meno sola e per far vedere che comunque la vita continua. Dunque, partiamo subito allora con il primo servizio. Noi viviamo l'emergenza, un'emergenza continua che riguarda prima di tutto la nostra salute, ma anche l'economia, insomma, più francescanamente parlando, riguarda le nostre tasche. Stiamo pensando a come fare, a come amministrare i nostri soldi in un momento così difficile. Allora, Micaela Faggiani per noi ha intervistato Roberta Sgreva, che è una consulente finanziaria. Dunque, sentiamo i consigli che ci ha dato. Questa è la nostra prima intervista. Abbiamo deciso di intervistare un po' di donne del cantiere. Iniziamo con te, Roberta, quindi sei un po' la cavia. Grazie. Tu mi avevi detto che avevi qualche indicazione un po' da lasciare alle altre. Intanto, per prima cosa, presentati. Esatto. Allora, sono Roberta Sgreva e sono consulente finanziario. Che cos'è un consulente finanziario? Perché effettivamente è una professione che viene spesso nominata, ma non si hanno le idee chiare in che cosa consiste essere un consulente finanziario. Che vuol dire tutto, vuol dire niente. Nel mio caso io mi occupo di risparmi e di patrimoni, cioè assisto i miei clienti nella parte liquida del loro patrimonio e qualche volta anche nella parte immobiliare, cioè li aiuto a proteggere, sistemare e fare in maniera che il proprio patrimonio sia investito in modo adeguato rispetto alle proprie aspettative, rispetto alla propria composizione familiare, ai propri obiettivi di piccolo, di medio, di breve e di lungo periodo. In particolare, però, io ho una mia mission, no? Che è quella di aiutare le persone affinché il proprio patrimonio sia investito in modo tale che gli assicuri sempre l'autonomia finanziaria, che è indispensabile per poter fare scelte libere e consapevoli. Qualsiasi scelta che noi facciamo deve avere alla base una sicurezza economica, anche se non è una scelta prettamente economica o professionale, ma anche una scelta di vita. Ecco perché sento di poter essere utile a un gruppo di donne in particolare, perché spesso le donne Con la che sono... finanza c'entrano poco. Sì, guarda, io ho delle amiche che delle volte dico: senti, ma guarda, ti do una mano a non mi parlare dei numeri. Roberta, tu hai detto che puoi dare qualche piccolo suggerimento alle nostre donne del cantiere. Vuoi dare qualcuno proprio in questo momento di emergenza, giusto per... Dire, parlare di finanze in un momento così delicato, come dire, come parlare di come cucinare un piatto quando si sta bruciando tutto, no? Cioè, bisognerebbe partire un po' dalle basi. Allora dico, mi sento di dare questo suggerimento. Questi momenti, che vengono chiamati cigni neri, no? In finanza, cioè sono eventi, come dire, dirompenti, violenti, inaspettati, dove ti ci trovi dentro senza, proprio dalla sera alla mattina, senza aver potuto fare niente, sono ciclici. Capitano, per fortuna non di sovente, ma capitano. È successo nel 2001 con le Torri Gemelle, è successo nel 2008 con la crisi del mondo finanziario globale nato dal fallimento di una banca americana. È vero che è diverso nella sua specificità perché è una crisi sanitaria, ma dal punto di vista finanziario i mercati l'hanno già vissuto. E ne sono sempre usciti, presto o tardi, ne escono, per cui non è la fine del mondo, potrebbe essere più lungo uscirne, ma ne escono. Quindi la prima cosa da fare è razionalizzare questo. In questo caso saremmo portati a dire vendo tutto, perché io qua... No, quando ci sono queste cose, primo no panic, ma poi è ovvio che ognuno dentro di sé... e comunque con il proprio situazione patrimoniale dovrebbe... avere un consulente di fiducia in questi casi è fondamentale perché poi
questo in via generale. In via particolare, se noi abbiamo operato bene prima di questo momento, non dovremmo essere nei guai, perché buona regola è destinare agli investimenti che subiscono di più in queste situazioni quella parte di patrimonio che so che posso lasciare là, che non mi serve per mangiare, senza voler fare, come dire, farsi una pubblicità inopportuna, però io volentieri mi metto a disposizione anche per un consiglio, per un confronto, tutta, come dire, serenità, proprio per calmare gli animi. Consigli che hai dato, finanziariamente parlando, potrebbero essere usati nella vita normale, cioè se hai lavorato prima bene puoi stare un po' tranquilla. Sì. Roberta, allora io ti ringrazio anche a nome delle altre, chi volesse grazie contattarti può farlo appunto dentro sì. il cantiere e sì. noi ci fermiamo qui, ma questa sarà la prima di una serie di interviste, quindi se qualcuno volesse partecipare è pregato di contattarmi, di dirlo volentieri, si può raccontare quello che si fa e dare anche dei piccoli suggerimenti a tutte le altre. E ci rivediamo alla prossima, grazie Roberta. Grazie Micaela. Grazie. Ciao a tutti. Questo momento di quarantena sta mettendo a dura prova anche la nostra linea. Non a caso negli scaffali dei supermercati e dei negozi manca proprio il lievito, ma è anche il momento delle buone intenzioni, in cui si possono sbloccare delle situazioni e partire seriamente con i buoni propositi. Allora la linea subito ad Alessia da Canal. Cominciamo bene. Quando decidete di fare una cosa, non rinviatela. Ve lo dico io che sono una campionessa mondiale di rinvio delle cose da fare e non sto parlando sicuramente di cose di lavoro, ma di tutti quegli aspetti che riguardano la vita personale, gli hobby, la cura della persona, in questo caso la remise en forme, e sarà un'opera ardua. Lo vedete questo aggeggio? Si chiama Total Crunch e con questo attrezzo che ho comprato una vita fa dovrei tornare come nuova. Comincio oggi e con costanza, facendo un po' di esercizi al giorno, dovrei in teoria perdere tutti i chili accumulati negli ultimi anni, mangiando quello che mi andava, senza tenermi neanche un po' e non facendo movimento, salvo qualche camminata sempre più rara. Sapete cosa vi dico? Che io sono anche un po' controcorrente in questo periodo di ristrettezze in cui tutti sentono il bisogno di uscire. Io sento il bisogno di ascoltare il mio corpo semplicemente, cosa che non ho mai fatto, quindi sto dormendo tantissimo, forse sì, quasi voler recuperare tutte le maratone di super lavoro, quindi in qualche modo, pur nella tristezza del momento, benedico questa pausa di riposo forzato. Poi sto continuando a lavorare in realtà. Ma torniamo a lui, a questo coso, mi sembra solido ed è anche carino, Selino Arancionero. Stava nella sua scatola sulla quale inciampava un giorno sì e anche l'altro da 9 mesi. Ciao Tai, cosa fai qua? Ciao. Montarlo è stato un parto, tanto che ci avevo provato ma poi l'ho buttato là, incasinata com'ero. Invece l'altra notte, erano più o meno le 3, ho cominciato a montarlo e ci sono riuscita in barba alle istruzioni che devono essere state fatte da un uomo, tanto erano incasinate tutto e subito. Quello che mi ripropongo adesso è di usarlo con costanza, magari divertendomi. Si fanno gli addominali, la ciclette, glutei e braccia. Però sto pensando di farlo guardando una fiction oppure ascoltando lezioni di inglese, vedremo, perché anche, c'è anche questo tra le cose che mi sono proposta di fare. Un giorno vi racconterò la storia di questo, di quella cosa che vedete arrotolata lì in alto. Io vi saluto, spero di perdere chili e non la faccia, visto che sto facendo un patto con tutte voi, e vi auguro di riuscire a tirare fuori dal cassetto qualche vecchio progetto e di fare come me, di tirarlo fuori convinte di poterlo portare avanti. Il quotidiano si può affrontare anche, diciamo, con creatività. E allora andiamo subito a conoscere il progetto realizzato da Antonella Benanzato. È un progetto artistico e meditativo per far emergere appunto la creatività in ogni, diciamo, aspetto della vita quotidiana. Sentiamo allora. Ciao care amiche donne del cantiere. Allora, io volevo introdurvi a qualcosa che mi appartiene molto profondamente, qualche cosa
che ho scoperto nel tempo, negli anni, studiando, ma anche ascoltandomi, ascoltando quelle che sono le mie, diciamo, le mie propensioni, e ne ho elaborato una mia personale teoria che applico anche nella mia vita e che ho battezzato Creativity. Creativity è un progetto artistico, ma anche di vita, che io metto in pratica per, come dire, affrontare il mio quotidiano con una molla molto creativa. Per me la creatività riesce a supplire a tante situazioni magari complicate, difficili, e mi consente di trovare sempre un modo per risolvere delle questioni anche pratiche, non solo artistiche o spirituali, in una maniera personale, originale, che mi soddisfa e mi fa sentire molto aderente a quello che io sono. In questa prima, diciamo, pillola di Creativity, vorrei spiegarvi come lavoro. Io lavoro con il suono e con il colore. Infatti io dipingo e suono. Qualcuno mi conosce, qualcuno non mi conosce. I miei dipinti in realtà sono musica, sono suoni, sono note messe sulla tela. Il mio processo creativo quindi parte soprattutto inizialmente dalla musica e dal suono, perché il suono è vibrazione, anche il colore è una vibrazione della luce, e tutto ciò che è intorno a noi ha una vibrazione. Anche noi abbiamo una vibrazione, anche noi abbiamo una nota, anche noi abbiamo un colore. Allora, volevo partire, diciamo, più semplicemente, perché il tema sarebbe molto lungo e approfondirlo richiederebbe molto tempo. Chi comunque fosse interessato a capire come funziona e come potenziare la propria creatività a partire dai talenti naturali che abbiamo, quindi non è detto che uno debba diventare un musicista o un pittore o un artista, può potenziare la creatività anche nell'ambito in cui normalmente lavora, opera e si dedica. Partiamo con il primo passo. Il primo passo io lo strutturo sulle sette note della scala diatonica, quindi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Il do centrale. Corrisponde al colore rosso. Rosso è il nostro modo di essere molto ancorati alla materia, alla terra. Diciamo che nelle culture, nelle filosofie orientali, il colore rosso, come la nota, il suono del do, corrisponde, diciamo, per chi ha familiarità col primo chakra, quindi con la parte, diciamo, più bassa, perineo, diciamo la parte, l'origine da cui tutto trae, no? Dalla vita, la linfa vitale, per poi salire, diciamo, nelle sfere più spirituali. Quindi abbiamo questa nota, questo do centrale, il primo grado della scala diatonica, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, e corrisponde al colore rosso. Allora, la possibilità di entrare in sintonia con questa nota è quello di visualizzarla nel colore rosso e ascoltarla farla scorrere dentro di noi e sentire che cosa questo suono e il pensiero del colore ci suscita. Io adesso, partendo da questa nota, suonerò il suo accordo fondamentale per dare maggiore corpo a questa espressione sonora. Quindi aggiungerò una terza, una quinta per avere l'accordo completo. Questo è il suono.
il colore hanno anche degli effetti molto concreti sul nostro corpo, sulle nostre cellule, sulla nostra fisicità, sulla nostra salute, non solo mentale ma anche fisica. È stato dimostrato, studi scientifici l'hanno provato, che l'effetto del suono e del colore sui nostri sensi, sul nostro corpo, sulla nostra salute hanno un effetto molto, molto potente. Questa meditazione sul suono e sul colore consente quindi di potenziare e come dire, amplificare quelle che sono le nostre caratteristiche nella materia, le nostre capacità, i nostri talenti, le nostre propensioni in tutto ciò che è materiale, in tutto ciò che è il mondo fisico, quindi il lavoro, le relazioni, i rapporti familiari, tutto ciò che diciamo in qualche modo ci tiene ancorati alla terra. Questo è diciamo un assaggio di quello che di cui io mi occupo e che da anni diciamo perseguo, e su di me devo dire che ha un effetto sempre molto, molto forte, mi consente di affrontare molte, molte cose in maniera creativa e con una marcia in più. Grazie, vi saluto. E ora entriamo nella sfera, diciamo, più intima ed emozionale. A volte in tempo di coronavirus ritornano, ma chi? Ciao a tutte le donne del cantiere. Registro questo video per farvi una domanda. Per caso in questi giorni o da quando è iniziata la pandemia un ex vi ha scritto, vi ha messaggiato, magari un uomo che non sentivate da molto tempo? Perché sembra che stia succedendo a tantissime di noi. A me è successo 2 giorni fa, una persona che non sentivo da veramente tanti anni, che non vive in Italia, e mi ha scritto un mio ex fidanzato chiedendomi come stessi. Allora abbiamo pensato, noi organizzatrici del Cantiere delle Donne, di fare un piccolo sondaggio e di capire se sta succedendo anche a voi, che cosa vi stanno scrivendo, come state reagendo a questa cosa e in generale com'è l'amore ai tempi del coronavirus, perché ovviamente la quarantena ci obbliga a stare a casa e ci obbliga probabilmente anche a stare lontane dalle persone alle quali vogliamo bene, agli uomini ai quali vogliamo bene. E quindi ci piacerebbe sentire, magari nei commenti, se volete scrivere delle storie, la vostra storia, che cosa vi sta capitando, se sono nati addirittura nuovi amori, e un momento di leggerezza, ma credo anche un momento di riflessione, perché questo momento che potrebbe protrarsi per molte settimane è anche fonte di paura, di preoccupazione, di angoscia, e l'amore ovviamente è una parte fondamentale della vita, e per questo ci piacerebbe condividere con voi le nostre storie. A presto! Ma ci sarà pure una spiegazione psicologica del perché ritornano. Abbiamo sentito la dottoressa Tiziana De Ruggeri, psicologa, a questo proposito. Ciao a tutte, sono Tiziana, sono psicologa e psicoterapeuta e ho raccolto l'invito di Laura e delle amministratrici del Cantiere delle Donne a fare una riflessione con voi anche in base appunto al lavoro che svolgo e a quello che sta succedendo in questo periodo. Rispetto al ritorno che alcune di voi hanno vissuto come esperienza di ex fidanzati o ex mariti o storie precedenti, e in qualche modo questo è un periodo di profonda incertezza e anche di sperimentazione di emozioni o di esperienze mai vissute prima, a cui stiamo cercando tutti di adattarci. Questo però va di pari passo anche con la profonda insicurezza che stiamo vivendo tutti rispetto a quello che potrà essere il futuro e a come cambieranno anche le relazioni e i contatti con le persone, sia che sono vicini a noi in questo momento, ma soprattutto le persone che invece non possiamo vedere, non possiamo toccare. Ed è più facile in questo momento anche rivivere le proprie esperienze, i propri vissuti legati al passato, e
se volete anche un po' per nostalgia, un po' perché il passato in qualche modo in questo momento è l'unica sicurezza, l'unica base certa, e così anche le relazioni che abbiamo vissuto in precedenza, che abbiamo potuto sperimentare. Quello che invece viviamo oggi costantemente, quotidianamente, e ciò che potrà essere il nostro futuro, anche, ripeto, da un punto di vista dei legami umani, è un punto interrogativo, è una scoperta che stiamo facendo tutti costantemente. Quindi ci può essere sicuramente un ritorno di questi momenti anche coinvolgenti da un punto di vista emotivo. Ho letto anche un po' delle vostre considerazioni e alcune storie sono anche molto appassionate e anche molto interessanti. E, c'è un ritorno anche alla voglia di sperimentare delle emozioni molto forti che in questo momento purtroppo l'isolamento ci costringe a vivere solo all'interno di noi stessi e di poter condividere poco con gli altri come vorremmo. E quello che così vorrei condividere con voi sono anche delle riflessioni poi su quanto queste situazioni impattano sulle nostre vite come donne, come ex compagne, come compagne attuali, come ex mogli o mogli, e come relazioni precedenti, insomma, che ci sono state, e quanto questa emotività e questa nostalgia poi ha un ritorno su quelle che sono le nostre emozioni e su quelli che sono i nostri vissuti, perché non dobbiamo dimenticare che insomma nella relazione c'è sempre uno scambio, no? Di emozioni, di pensieri, di considerazioni. Quindi quanto poi questo ci fa stare bene in questo momento, oppure viene vissuto in maniera intrusiva o in maniera spiacevole perché è un ricordo del passato che forse non vogliamo più rivivere. Ecco, proviamo anche noi a capire quali sono i limiti di ciò che stiamo vivendo, quanto questo impatta sulle nostre vite e sulla nostra emotività, quanto questo ci fa star bene oppure no, e mettiamo anche dei paletti laddove è necessario. Non possiamo controllare sempre il comportamento altrui, quindi dobbiamo anche lasciare che gli altri si possano esprimere nelle loro emozioni, però dobbiamo anche cercare di capire quanto questo ritorno al passato, a farci fare dei passi indietro, poi effettivamente ci serve per chi siamo adesso e per le persone che vorremmo essere nel futuro, e quanto, ecco, lasciare entrare queste persone nella nostra vita, anche seppur da uno spiraglio che spesso è indiretto, come può essere un messaggio o una telefonata o una chat, insomma un contatto che però non è fisicamente presente, poi in qualche modo incide anche su quello che noi stiamo vivendo, no? Sulle scelte che noi abbiamo fatto. Delle volte quello che è nel passato dobbiamo provare a farlo rimanere lì nel passato, ma piuttosto in questo momento provare a prendere quelle che sono le emozioni e cercare di viverle, di assaporarle, perché tutto questo in questo momento sicuramente può essere di nutrimento anche ai nostri spazi personali. Se volete, io sono disponibile, insomma, per qualsiasi confronto e approfondimento, e grazie ancora alla Laura e al Cantiere delle Donne, e un abbraccio a tutte in questo momento soprattutto. Siamo arrivati alla fine del nostro primo TG del Cantiere delle Donne, e spero sia stato interessante per voi, naturalmente ce ne saranno altri, vi do appuntamento alla prossima settimana. Tutte le informazioni le potrete comunque vedere sulla nostra pagina Facebook, vi terremo aggiornate su data, luogo, che sarà certamente la casa di qualcuna di noi, e sull'ora. Grazie ancora per averci seguito e buon tutto, arrivederci.